suo allenatore. Servizio invece va bene. Piede destro che si avvicina al sinistro nella fase di preparazione, poi il drittone, grande dritto. Bremont era Beltrame, no? Prima. Sì. Se si gioca così non è erba, quindi non credo avrà... Può anche Simone Bolelli, seconda partita, campo 18, e poi Francesca Schiavone. Bolelli gioca con la che l'ha sempre battuta l'ultima volta in maniera dolorosissima a Napoli in Federation Cup. Tanto il contropiede, il dritto. Si muove meno bene. Vedi. Tutto. Scelto la via del contropiede sempre. Ottimo il contropiede. È stato un 6-4, 6-2, 6-4 che poteva essere anche un 6-4, 6-2, 6-2. Perché aveva alzato Anna Ivan. Una riduzione di velocità, ecco, una palla più alta e lenta. Questo è bello. Molto bello. Che bel gesto. E torna in vantaggio di un break. Legga il torneo. Che servizio. Non velocissimo, però. Piazzato. Lei è cittadina del mondo. A differenza di altri che magari hanno bisogno di tutte le loro piccole cose di casa. Ma per giocare a tennis bisogna essere cittadini del mondo. È passato Stepane. Brava Nathalie Deschi, questa volta chiude l'Osaria in ottavi di finale di Anna Ivanovic. Col dritto Anna Ivanovic. Poi tra l'altro. Sapete che potete seguire ben 6 campi in contemporanea. Vi si scaricheranno le pile del telecomando. Esce bene da una situazione di punteggio complicata. Ma quando è costretta a rincorrere è certamente una giocatrice molto più abbordabile. Vedi. Gioca bene Nathalie. Si è riparata quasi la Deschi. Quando l'altra tira il dritto, le possibilità della francese di fare il punto non ci sono più. Benissimo, aggressiva massima. Colpo molto rischioso questo. I poverini, perché ogni volta che ti presentavi da loro, questi. Ma non tornavano i conti. Temevano il peggio. Sul numero. Gran lob difensivo di Nathalie Deschi. Ma lì si smesce. Si smesce, se no si perde il punto. Palla 5 parti.
fermata lì. Buona. Sembrerebbe, chiedo. Giunge le mani, ti prego, ti prego. Sì. Ma veramente uno sciame di api che aveva perso la regina. Già avevamo assistito allo sterminio di questo povero sciame. Avevano perso la regina, non bastava guardare nel Royal Box. Ecco. Esce la risposta di Ana Ivanovic e c'è il pareggio. È pagata molto dalla superficie, rotazione che tiene la palla bassa su una superficie dove la palla rimbalza poco. 40-0. Ed ace. Questo è un gran game. Game di servizio quasi. A proposito di punizioni, Venus Williams, dopo aver perso a Roland Garros. Tiro due volte il dritto, Ana Ivanovic fa la differenza. No! Oh, ma non puoi sbagliare, ma Natalina! Bravissima Natalie Deschi, perché in finale Varsavia terra e ha vinto la Ivanovic, mentre sulla superficie indoor belga il tiebreak l'ha vinto la Deschi. E qui si allunga e gioca un'ottima volée di dritto. Molto ben servito Natalie. Tiebreak deve rischiare. Doppio fallo. Arriva il primo punto del tiebreak per Ani. Chino in confusione. Però finisco la seconda palla. Ma casuale. E non debbono essere in confusione. Lungo l'attacco di Ana Ivanovic. Stringe il pugno. Natalie Deschi due volte indietro di un break in questo primo set. 45% di prime palle in campo Ana Ivanovic. Perché l'ultimo game ha messo 4. Prepari il secondo, adesso 5 pari. È stata Maria Elena Camerini che ha dato la spinta decisiva per interrompere la partita per oscurità. Intanto qui comincia il secondo set. Ancora molto bene Natalie Deschi. Sta girando benissimo. Si fa tra poco quando arriva il catcher. Il catcher in dry. Oh, grande. Grande, grande. Ma sul peso le donne secondo me non la dicono neanche tanta tutta giusta. Intanto ace. Ed uno pari. Natalie Deschi denuncia 8 per 63. Ah, per 63. 6 kg in più, sì, secondo me sono più di 6, sono almeno 10 però. Che bello. Ricorda anche la figlia di Charlie Chaplin. Ha un viso quasi scavato Natalie, che ora non riesce a opporsi con il riflesso. La bordata di Grip, secondo turno in difficoltà. Ana Ivanovic, la prima giocatrice del mondo, nonché prima testa di serie contro Natalie Deschi. La francese però ha appena ceduto il turno di battuta, è 2-1 per la Ivanovic. Nel secondo set, Ivanovic che ha perso il primo al tie, lucidità o... Di grande sicurezza. Di grande sicurezza.
col diritto di grande sicurezza. Sobrio. Sì, mi piace questo anche. Sì. Mentre non so, c'è Maria Sharapova, intanto conferma il break Anna Ivanovic, ha un bel top con un incrocio nelle spalline molto elegante, invece Anna Ivanovic non... Scusa. Che risposta. Qui abbiamo ripreso. Ha ripreso a martellare. Ha vinto un game lungo sull'1-3, ha tolto il servizio all'avversaria. Poi dopo sul 3-2 un paio di game li ha giocati così. Ancora fatica a risto sul 6-5, ha perso il turno di servizio, adesso è 3-1 nel tiebreak. Qui Natalie Decia ha un'altra palla del 2-3. In doppio con Haas. Dalle qualificazioni al titolo, si allunga per lavori di dritto. Di qua e di là i bambini alla fine soffrono un po'. Se io non vorrei che Rocco desse la delusione a Riccardo di mettersi a giocare a calcio, speriamo di no. Riccardo Piatti, Rocco è il figlio di Riccardo Piatti. La percentuale di trasformazione sulle palle break di Nathalie Deschi. Out. Io sprecherei un chat, perché è vero che l'ha presa Ivanovic, però è che danno subisce. E allora adesso cosa fai? Vediamo, e si rigioca. Non sbaglia lo smash Natalie Deschi, due buoni. Bel servizio questo di Natalie Deschi, magari. In contropiede con il rovescio, 15 pari. Intanto Seppi con Serra e sul campo centrale due set di vantaggio per Marat Safin su Nole Djokovic. Splendida la volta di rovescio di Anna Ivanovic. 6-4-6-4. Dancevic canadese che aveva eliminato David Nalbandiano. Quattro pari. Il tedesco Zverev e Juan Carlos Ferrero. Zverev ha vinto il primo 6-4 e 3-1 per lui nel secondo. Campo numero 3. Potete seguirlo attraverso l'interattività. Giocato da Anna Ivanovic. Venus, non quando giochi contro la Deschi, che sta giocando bene, però è una che da sola qualche volta sbaglia. Falla giocare ancora molto per bene. La seconda volta in questa game il passante di palla del 5-4. Bravissima Natalie Deschi, sta giocando un'ottima partita. Il rovescio lungo linea, questa volta a segno. 15 levata. Due match point. Resmo, due anni fa a Eastbourne. Ma qui è un'altra platea, eh. Annulla il primo. Sta pensando Nathalie Deschi. Il nastro e la palla a terra. Mamma sul mia. Campo di Nathalie Deschi.
Jovanović. Questo è un grande errore. I fantasmi potrebbero riaffiorare. Sì, si affollano nella testa della francese. Ecco, però l'altra deve fare qualcosa, cioè non può sbagliare subito di rovescio, ecco. Questo non è neanche richiesto, questo è un grande passante. Credo che sia un problema dinamico il suo. Tiro lo smash, Nathalie Deschi. All'inizio del primo set, adesso è un momento buono della partita, quasi tutte le sciocchezze concentrate. Brava. Ma al volo. Brava. Così ti voglio vedere. Parità. Che brava Deschi, quasi in controbalzo. Dopo la risposta. Trova l'incrocio delle righe col servizio, Nathalie Deschi. Questa volta chiude la volée di rovescio, Nathalie Deschi che ha salvato una palla. 6-5 nel secondo, 1 ora e 52 minuti. Questa volta difende senza preoccupazioni il turno di servizio. Nathalie Deschi ha avuto due match point sul 5-4 e adesso tiebreak. Due rovesci lungo linea, il primo per aprirsi il campo. Piedi dentro il campo Ana Ivanovic. No. Doppio fallo di Nathalie Deschi. Quattro doppi falli. Mal dritto in contropiede vincente. Bene, vai a servire. Calmati, cerca di riflettere dove vuoi servire. Lei va lì e tira. Non va bene. Non so se il vento abbia... Non la guardate, insomma. 3 set point Ivanovic. Prima di servizio violenta e Ana Ivanovic conquista il tiebreak del secondo set. Molto bene. Ho detto una sciocchezza, non è vero che Ferrero aveva rinunciato a Roland Garros, si era iscritto ma si era ritirato il primo che ha tirato qualche volta indietro il braccio nei momenti difficili della partita, nei momenti decisivi. Secondo te è stato questo il caso anche in questo incontro? Sì. Il servizio. Tre punti ha giocato bene la Nathalie Deschi. Lo considero diciamo una discesa a rete, che secondo me è ridicolo. Buono il dritto.
Certo, il Canada vinto da Djokovic e che l'ha annunciato come il croato Nole Djokovic. Non se la gioca al meglio. Servizio dritto a Ivanovic, questa volta tiene il turno di battuta a... Ottima percentuale. In corridoio lo smash. Sul punteggio di 3-3 nel secondo, Maria Elena Camerin che si era qualificata in una partita di primo turno. Ah. 40-0 ancora col servizio. Ace. In avanti per chiudere di volée De Sci. La volée di Nathalie Deschi, 40-15. 40-15. Aveva tirato una bella sberla, ma Anna Ivanovic, ma forse prevedibile, si è opposta a due. Oh, splendida la risposta di Anna Ivanovic. Del secondo. Invece è ancora lì, eh? Dove si sentiva molto meno a proprio agio, e qui invece è un lavoro ai fianchi che la Ivanovic può fare nei confronti dell'avversario con la palla corta. Qui non sbaglia il dritto Ivanovic, 3 consecutivi. C'è il break. Loro. Anche tu hai mangiato il tramezzino, tu hai visto. Sì. 10-8 tie break del primo set. Porta lo stesso a casa. Servito bene la seconda, centrale, violento. Si vogliono troppo bene con queste due giocatrici. Palla corta amichevole. E recupero che non passa, contro break immediato. Sorride e fa il pugno. Nathalie Deschi. Anche sul campo numero 3 la partita di Francesca Schiavone, che ha appena cominciato con Medina Garrigues. Questo se mi interessano gli italiani, se preferite le russe. Svetlana Kuznetsova ha appena vinto il primo set sul centrale con la Bondarenko.
Niente male. Ferite le russe, la Sharapova. Vabbè, insomma, la Kuznetsova è una ragazza molto simpatica. Molto simpatica, però voglio dire, uno che guarda. Fondamentale in questa partita, ne stanno succedendo di tutti i colori. Cerco di dare una razionalità ai loro comportamenti, ma forse non è la chiave giusta per leggerli. 15-40. Un po' velenoso, mamma Dragana o Dragana, non so come si dica. Il recupero in allungo, Nathalie Deschie per la quinta volta. La palla break diventa un match point. Non riesce a trovare. La partita dopo aver perso in quel modo il secondo set. Grande sorpresa. Riga con il dritto. No. Però. Vedi il dritto. Gran gesto. Disturbata la data. Vediamo. Si rigioca. Sì, sì. Questo. Qui non è opinabile. È sfortuna, dice l'arbitro. No, perché il pubblico non fischia. Ma forse sarebbe non sa il caso che l'arbitro dicesse per tutti quali sono le circostanze. Sfortunata comunque. Sì. Per la seconda volta in un momento della partita chiave. Non ha scelta il giudice di serie, non è che possa interpretare. No, perché lei ha dato fastidio, vedi, prima di colpire ha perso il cappellino, l'altra dice fermi tu. È come se ci fosse il let out. Due volte molto vicino alla riga, Deschi. 34. Il campo aperto, chiude con il dritto Ana Ivanovic. Mi ricordo. Non ha colpito bene Ana Ivanovic con il dritto. Tutte e due bravissime. Brave entrambe. Però ormai non è la prima volta che gioca il passante in questo modo, è almeno il terzo punto che riesce a fare. Punto. Match point. Match point Ivanovic. E che prima. Dei tennisti. Conosce benissimo il gioco. L'ace addirittura. Nathalie Deschie ha salvato due. Sì, a entrambe. Anche se non c'è il tiebreak.
Così lasciano imparano. Lì perché tanto c'è la selezione. Colpito il raccattapalle che però scatta come se niente fosse all'inseguimento della palla. Fa finta di niente, assolutamente. Bravissima, anche la più giovane. Ah, però. Però fa il 61%. Se andiamo a vedere i risultati al servizio, insomma, lei fa più fatica dell'altra. Statisticamente 61 e 48. La palla era buona e quindi secondo l'arbitro è fuori ed è buona. De Lunga però. Servizio dritto Ivanovic. Ed è 8-7. Adesso. Però conta come riesce a concentrare i buoni servizi nel momento che contano. E poi ha ribattuto male. Il 30-0. Ace, numero 10. Campo, il recupero della DC e sbaglia Ivanovic. Gioco Ivanovic. 9-2 match point non sfruttati dalla DC sul 5-4 del secondo set, ormai l'altro ieri. E due match point non sfruttati sul 6-5 Ivanovic nel terzo. È incoraggiante per lei Ivanovic. 0-30 è addirittura una promessa. È a due punti dal... Neanche Udinì. Il primo lo salva, il terzo in totale. Ana Ivanovic esce da una partita lunghissima, 3 ore e 23 minuti, in cui ha dovuto salvare due match point, il sesto break Roberto e quello definitivo, semplicemente perché dopo il match point non si gioca più. Il sesto break di vantaggio ottenuto da Ana Ivanovic, che bacia il nastro, grazie a cui è riuscita a salvare il secondo match point sul 5-4 nel secondo.